Santi Francesi con l'amore in bocca alle 8 e 11 minuti, eccoci qua con i nostri ospiti di giornata. Stiamo parlando di Beatrice Tassone e Silvia Amodio. Buongiorno e benvenute a entrambe. Buongiorno, ciao Bea. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora io lascio la parola a voi a questo punto, perché appunto siete in due, perché volete raccontarci un bellissimo progetto, anzi un percorso mi verrebbe quasi da definirlo, perché non è definibile solo in una parola, e quindi anzi lascio Silvia a te la parola per spiegarci bene di cosa stiamo parlando. Allora, hai detto bene, poi lascio la parola a Beatrice, che è la protagonista assoluta di questo progetto, che in sintesi vi racconto. Quando mi è stato chiesto da Cop Lombardia di occuparmi di autismo, io sono una fotografa giornalista che si occupa da tanti anni di temi sociali, ho pensato che dovesse essere una persona autistica a farlo. Così ho ripensato a Beatrice, che era venuta nel mio studio quando era una bambina di 8 anni. In quell'occasione aveva dimostrato, oltre ad essere una persona molto molto simpatica ed ironica, e aveva dimostrato una grande predisposizione per il disegno. Quindi ho pensato che quello potesse essere lo strumento adatto per rivolgersi a un pubblico ampio e trasversale. Quindi abbiamo iniziato questo percorso così un po' al buio, perché in effetti è la prima opera di Beatrice, che è stata accompagnata, è giusto ricordare, da Marco Madoglio, uno sceneggiatore, e il risultato è a dir poco straordinario, perché il suo lavoro, a detta anche degli addetti ai lavori, risulta un lavoro artisticamente molto molto maturo. Adesso passerei la parola alla meravigliosa Beatrice. Ecco, Beatrice, tu hai disegnato un fumetto, diciamo, più o meno, no? Cioè, adesso poi mi dici tu, sì. Perché non vorrei sbagliare, perché qui si dice manga, fumetto, non voglio sbagliare le parole corrette, che so che insomma, anzi, gli appassionati di fumetto poi mi tirano le orecchie. Non è solo la tua bravura nel disegno, ma anche la storia che viene raccontata, che è molto interessante, giusto? Sì, senza fare troppi spoiler, la storia di essere Bea parla di una protagonista autistica e albina, in sostanza è una biografia, e parla dal percorso di diagnosi e si vede la crescita, e racconta l'autismo anche con gag ironiche. È un fumetto dalla storia semplice, ma allo stesso tempo è un disegno molto elegante e curato. Ecco, tu dicevi anche con gag ironiche e tutto, insomma, cioè, bisogna cercare anche a volte di sorridere su certe tematiche, forse anzi facendo un po' sorridere ci arrivano anche più facilmente i messaggi che devono arrivarci anche, no? Sì, comunque penso che la risata è molto importante, aiuta tanto. Io personalmente ho curato le illustrazioni, la storia l'ha fatta Marco Madoia, ha fatto lui la sceneggiatura. Diciamo che riguardo la storia l'ho aiutato fornendogli degli aneddoti o aiutando nella scrittura del soggetto, ma principalmente ho lavorato sulle illustrazioni. Quello che a me ha colpito, scusa, in questo percorso è stata la grandissima maturità di Beatrice nel misurarsi con un progetto che lei non aveva mai fatto. E quindi il risultato è molto elegante, anche perché, Beatrice, raccontalo tu, hai una grande passione per il Giappone, che si è tradotto non solo in un interesse superficiale, ma Beatrice da tanti anni studia anche il giapponese, per cui c'è un po' questo filo conduttore che rende il tutto molto molto elegante. Eh sì, ho visto questa passione per il Giappone, Beatrice. Io volevo parlarne con te, perché ho saputo che con a settembre finalmente sei riuscito ad andare in Giappone, giusto? Non ci siamo trovati per un pelo. Io ho fatto agosto in Giappone, quindi sono molto curioso di sapere finalmente cos'è stato questo tuo viaggio e quanto di quello che ti aspettavi hai trovato, o quanto invece sei rimasta stupita da quello che magari appunto non ti saresti mai aspettata. Sì, a settembre sono andata in Giappone, avevo questo sogno da tantissimi anni e ho visto veramente dei posti bellissimi. Comunque mi sono innamorata di Kyoto. Ah, ecco, l'ho vista poco, ma l'ho vista male io. Kyoto Devo è tornarci. bellissima, cioè. Soprattutto lì ho anche incontrato per la prima volta una mia amica giapponese, Ah.
studiando la lingua ho cercato diversi giapponesi con cui parlare, perché comunque diciamo che è stato un bello anche parlare in giapponese, aiutavo infatti il gruppo a fare traduzione. Ah, vedi, ecco, le tue abilità saltano subito fuori, quindi le Eh tante sì. abilità che hai. In un virgolettato che abbiamo trovato in un'intervista che hai rilasciato, tu hai detto anche che ci sono anche dei lati positivi dell'essere una persona autistica. Per esempio, abbiamo degli interessi speciali. Molti pensano che questo sia un limite, in realtà è una caratteristica che ci porta a diventare degli esperti in un campo preciso e questo nel mondo del lavoro può essere molto utile. Tu in cosa sei esperta? In cosa ti senti un'esperta? Oddio, definirmi esperta è tanto, ma sicuramente il mio interesse speciale principale, ne ho diversi interessi, e il mio interesse principale è il Giappone, quindi conosco molto della cultura giapponese, non solo, vabbè, studio la lingua, ma conosco anche molto bene la cultura, la società che studio, Ok. ed è Silvia. molto interessante conoscere anche bene una cultura. Eh sì, no, infatti, anzi, conoscere le altre culture ci fa aiutare a conoscere meglio anche noi stessi, ho idea. Silvia, essere Bea, appunto questo progetto che avete fatto con Beatrice, a chi si rivolge per secondo te? Cioè, chi secondo te deve leggere essere Bea? Ovviamente tutti, perché il linguaggio è quello dei ragazzi, però l'abbiamo trattato proprio in maniera trasversale e abbiamo un contributo anche di Erika Salomone, che è una psicologa dell'Università Bicocca di Milano, che approfitto di ringraziare, proprio perché voleva essere uno strumento di divulgazione che attraverso Beatrice potesse raggiungere un maggior numero di persone. Beatrice è stata molto importante. Importante perché precisina com'è, nel senso positivo del termine, ci ha proprio aiutato anche nella terminologia corretta. Quindi il suo intervento è stato prezioso, non solo perché, ritornando alle sue abilità, anche quelle legate al disegno, lei l'ha coltivata talmente tanto da essere una professionista, anche se questa è la sua prima opera. Quindi lei si focalizza, si concentra veramente tanto e raggiunge degli obiettivi importanti, proprio per questa sua caratteristica unita alla passione, la sua condizione di persona autistica. Quindi è sicuramente un prodotto che verrà apprezzato sia dalla critica che dai lettori. Io personalmente non sono una grande amante del fumetto, però ultimamente anche con Bruno Bozzetto, che Beatrice conosce, abbiamo fatto tanti lavori insieme, proprio perché mi rendo conto che sia uno strumento trasversale. Poi Ecco. Beatrice ha voluto rappresentarsi fin dalla diagnosi ai giorni nostri con un manga, e insomma poi te lo manderemo. Anzi, approfitto, scusa Beatrice, ricordiamoci di invitare che il 2 aprile noi siamo a Palazzo Marino. Ah, Due prime, adesso dirà faremo la Beatrice. presentazione del fumetto. Ah, Esatto, bene, che va in stampa lo, oggi, ragazzi. oggi, Attenzione, allora va in stampa oggi oggi. si stappa per la stampa, benissimo, no, oggi Guarda, si festeggia. è un parto estate per Festeggiamo. noi. 2 aprile, dicevi Silvia, il 2 aprile poi Il lo 2 presenterete a aprile a Palazzo Marino. Palazzo, sì, il 2 aprile a Palazzo Marino alle 16:45. Allora, Stiamo ancora mettendo a punto gli ci saremo inviti, però ti sicuramente. aspettiamo. Aspetto il WhatsApp di invito, ma non più che altro per fare la star, perché poi se no me lo dimentico, perché so che ho una No, memoria che fa schifo, vieni, quindi. guarda, ci farà piacere, ecco, più persone ci sono, in quell'occasione ci sarà anche un dialogo oltre alla presentazione del lavoro di Bea. Bello, giustamente Silvia, tu dicevi questa è la prima opera di Bea, però in realtà c'è un'altra opera famosa di Beatrice, che è un ritratto, giusto? O sbaglio? Un certo ritratto che è andato a un certo presidente della Repubblica, o sbaglio? Ah, Beatrice, com'è andata questa cosa? Me la grazie. racconti? Ah sì, è praticamente il 2 aprile dell'anno scorso, mamma mia, è già passato un anno. Oh, il 2 aprile torna però, Sono. vorrei dire, il 2 Sì, aprile torna, vedi? sì, è Ottimo, ottimo. perché è la giornata dell'autismo il 2 Ottimo, aprile, ottimo. quindi Quindi è è il tuo giorno importante. da usare proprio per fare le grandi cose. Cosa hai fatto appunto un anno fa nel 2 aprile? Il 2 aprile ho firmato il contratto di lavoro perché io sono di Coop Lombardia. Però attualmente sto facendo distacco presso Pizza Hut e Monza, che è il Ok. ristorante degli autistici. E praticamente è venuto il presidente come ospite, è stato bellissimo. Quindi, per omaggiare la sua onorevole presenza,
Io ho regalato questo ritratto. Tra l'altro c'è un aneddoto molto interessante perché inizialmente la sicurezza voleva che io davo il quadro a un assistente che glielo avrebbe mostrato e poi l'avrebbe messo via subito. Invece diciamo che ho saltato, ho bypassato questa regola e Ecco, gliel'ho dato io vabbè, direttamente ed è è in stato bellissimo. prescrizione il reato, è andato, non c'è problema. No, va bene, hai fatto benissimo, brava. E Comunque gli è come ha reagito il piaciuto presidente? Come ha tantissimo. reagito, appunto? Guarda, è stato commovente perché lui era emozionato, era molto felice proprio visibilmente. Questa cosa mi ha sorpreso perché il presidente spesso è molto serio e raramente manifesta le sue emozioni. Lui era sinceramente felice e Dai. commosso. Infatti è stato veramente un evento bellissimo. Molto Io vorrei. interessante. Dimmi Silvia. No, volevo aggiungere solo una cosa che non abbiamo detto, che Beatrice è anche albina e questo significa che lei ha un limite della vista molto importante, per cui lei vede e racconta il mondo con solo un decimo di vista e questo lo rende ovviamente ancora più straordinaria. La cosa più straordinaria, soprattutto quando poi vedete i suoi disegni, che, mio Dio, sono qualcosa di pazzesco, cioè sono veramente impensabile quasi che appunto con un decimo si possa fare così tanto, e invece appunto come dicevi, si può fare tanto e veramente tanto, anzi appunto aumentare proprio, forse le proprie specialità e quindi diventare davvero qualcosa di speciale. Ma allora il 2 aprile lo presentate, poi dove lo troveremo questo essere Bea? Allora, lo troverete nelle Ipercoop e a Pizza Out. Ok. In tutti i punti vendita della Lombardia sicuramente. Adesso stiamo prevedendo anche una vendita online. Dobbiamo capire bene attraverso quali canali, perché sicuramente il fumetto sarà molto richiesto anche fuori dalla nostra regione. Dai, Beatrice, la prossima domanda però è questa: quando il prossimo viaggio in Giappone? Non lo so. Purtroppo non so quando Purtroppo sono andrò in aumentati i Giappone, biglietti, spero di diciamolo. Costano anche troppi tornarci. biglietti per il Giappone. Sono d'accordo con te, cioè sono aumentati, non va Spero di bene. tornarci presto, spero tanto di tornarci presto, solo che organizzare un viaggio in Giappone non è molto facile, però spero tanto di tornarci. Eh Bea, sì. buttiamolo lì, vogliamo tradurre il fumetto in No, giapponese. fantastico. Io vi porto in giro per il tour, mi metto già nella valigia No, lanciamo un se appello, se qualcuno fosse interessato a tradurre il fumetto di Beatrice in giapponese, Qualche bella penso che casa ci editrice, adesso la potrebbe cerchiamo, che essere. voglia. Vado. No, sarebbe proprio il coronamento di un sogno, giusto, Bea? Ah sì, uno dei miei sogni è anche quello di pubblicare le mie opere in Giappone. Quindi, oh, appunto, diciamo che Silvia, non ti mancano le idee, Silvia, quindi mi sa che questa coppia la sentiremo ancora, ne sentiremo ancora Ma parlare di voi poi due. è una coppia d'affetto, io sono piena di orgoglio perché insomma conosco Beatrice da quando era piccola. Adesso ti racconto una cosa buffa, che quando tu hai detto un ritratto famoso, io pensavo che tu ti riferissi al ritratto che Beatrice aveva fatto alla mia gallina, perché quando lei è Nina. venuta in studio, io all'epoca vivevo con una gallina, lei molto teneramente mi ha fatto questo ritratto ed è nato tutto dal ritratto che lei fece per la mia Per una gallina. gallina, vedete, pensate, una gallina che viveva in casa con Silvia, già qui ci sarebbe da aprire un capitolo e parlarne per ore, ma che è stata invece, no, la scintilla che ha fatto È nascere. andata proprio così, Vedi, te la perfetto. ricordi, Bea? Sì, me la ricordo, la Nina. Ecco, perfetto, va bene. Poi sì, allora in separata sede parleremo di galline che ci teniamo in casa. Allora, va bene, poi ci spiegherai come si può fare a tenere una gallina in casa. Grazie mille Silvia, grazie mille Beatrice. Ricordiamo essere Bea il 2 aprile la presentazione, poi dal giorno dopo, no, da quando? Quando è che lo troviamo nelle varie coop in giro per Lombardia? Già dai giorni dopo? Sì, Ok, sicuramente. perfetto, perfetto. E allora davvero essere Bea, cercatelo, seguitelo, seguite anche Beatrice sui social, abbiamo messo anche le varie informazioni su come seguirla, perché davvero i suoi disegni sono qualcosa di pazzesco, ma non è solo quello, è tutto anche un racconto molto molto interessante. Grazie Dopo mille sapete. entrambe! Ciao Grazie Bea, mille. ciao. Makoto ni arigatou gozaimashita. Grazie mille.